I cavalli fanno il loro ingresso nella dirittura che li lancerà per lo stacco della macchina. Dalla corda, Silvia G-Life, Sissi Olso e più a largo Sablon dei Fiori. Sissi Olso e Sablon dei Fiori sono quelli che staccano meglio, quindi Silvia G-Life, Strola Gadget, Spartak Rutre B, Samuel Del Ronco, Samba Patì e in coda Stromboli. I primi 200 metri vede in lotta Sissi Olso e Sablon dei Fiori, 13-2 la prima frazione, con Sablon dei Fiori che tende a passare. A centropista avanzano subito Strolaga, Samuel e Spartak Rutre B, in terziglia. I primi 400 metri vengono percorsi da Sablon dei Fiori 27-6, nella sua scia sempre Sissi Olso con allargo Strolaga Jet. Quindi all'esterno prova ad avanzare Samuel Del Ronco che pia la schiena di Strolaga Jet e sulla retta di fronte prova la terza ruota. Alla corda sempre Silvia G-Life a precedere Samba Patì e via via tutti gli altri. 42-6, primi 600 metri. Si va veramente forte. Samuel Del Ronco insiste a centropista sulla retta di fronte. Sembra scavalcare Strolaga Jet che poi gli dà strada e va ad affiancare al comando Sablon dei Fiori con 58,5 per i primi 800 metri. Insiste Samuel Del Ronco su Sablon dei Fiori. A seguire la pariglia formata da Sissi Holtz e Strolaga Jet, quindi l'altra formata da Silvia G-Life e Spartak Rutre B. 1,13 il primo chilometro. Sablon dei Fiori cerca di resistere all'attacco portatogli da Samuel Del Ronco. In agguato sempre Sissi Holtz e Strolaga Jet. Passa Samuel Del Ronco su Sablon dei Fiori e scatta anche Strolaga Jet. Si entra addirittura d'arrivo con Samba Del Ronco che scende alla corda, inseguito da Strolaga Jet, quindi Sissi Olso che trova l'aria per scavalcare Sablon dei Fiori e portarsi all'inseguimento ai due di testa. A centropista ancora Spartak Rutre B e Silvia G-Life. Strolaga Jet si avvicina a Samba Del Ronco, si avvicina palmo a palmo, i due sono fruste alzate a comandare con Samba Del Ronco che ancora ha energie sufficienti per respingere Strolaga Jet ed imporsi alla stessa con Sissi Olso a terzo posto davanti a Spartak Rutre B. I sette soggetti imboccano la dirittura di partenza. Dalla corda Jeper cerca di mantenere e di respingere tutti, ma parte veramente forte Nerello di Oro che prova a scendere alla corda scavalcando tutti i soggetti al suo interno, compreso Jeper, che però prima del paletto dei 200 metri gli rientra per poi dare strada a Nerello di Riolo. 13-1 i primi 200 metri. In terza posizione segue il numero 3 di Onga Lunga Spin, quindi via via tutti gli altri, gruppetto chiuso dal galoppante Oasis Stars. I primi 400 metri vengono percorsi in 27-4. Jeper ripassa il comando su Nerello di Riolo, quindi Onga Lunga Spin e Penelope Cub. 27-4 e Jeper a menar le danze prende subito 2-3 lunghezze di vantaggio agli avversari. In seconda posizione sempre Nerello di Riolo. In terza prova ad avanzare il numero 6 di Penelope Cub. 56-7, si va veramente forte anche questa sera. Jeper è avvicinato da Penelope, quindi Nerello di Riolo e Onga Lunga Spin. Penelope continua nella sua progressione e si avvicina minacciosa a Jeper, che è sotto frusta ad Antonio Giannola. Il primo chilometro viene percorso in 1-12-1 e i due sono apparigliati all'imbocco della curva finale. Nerello segue a 3-4 lunghezze, avvicinato dal numero 5 Perfect Show. Testa a testa tra Jeper e Penelope Cub, che tende ad allargarsi. I cavalli entrano in retta d'arrivo, Jeper sotto frusta prende una lunghezza di vantaggio all'ingresso in dirittura d'arrivo da Penelope Cub, al loro inseguimento Perfect Show che ha superato Nerello di Riolo. Penelope non desiste, ma Jeper sembra in tutto controllo con Antonio Giannola in sulchi che si avvia verso il traguardo, da favorito 2,27 la sua quota e da netto veramente in questa categoria cavallo soggetto da battere, 1,58,4 la media. Penelope Cuba al secondo e Perfect Show al terzo. Quattro, credo, Pirronchis Jet
Allo stacco della macchina, Riadel, Rom d'Asolo e Ratatouille, i più veloci, con Riadel che scende ben presto alla corda davanti a Ratatouille Font, quindi Rom d'Asolo, bucato all'interno dal numero 6 di Regius. All'esterno avanza subito Ranger Griff, Ronchius Jet leggermente discosto, 13,5 primi 200 metri, con Riadel che prende un paio di lunghezze di vantaggio da Ratatouille Font. In terza posizione Ramadaz, mentre sulla prima curva si getta di galoppo Ranger Griff. 27,7 primi 400 metri, Riadel GV salda Battistrada. In seconda posizione sempre il numero 1 di Ratatouille Font, a precedere il 2 di Ramadaz. A seguire tutti gli altri, chiusi da Ronchis Jet, 42,2 primi 600 metri. Va di Lena, Cosimo Cangelosi con Riadel GV, e dalla quarta posizione muove Regius, che scavalca Ramadaz e si porta ai fianchi di Ratatouille. 58,1 a metà gara, Regius prosegue nella sua azione, scavalca anche Ratatouille Font, non trova posto ancora in corda e si porta nei pressi della leader, che nel frattempo ha percorso il primo chilometro in 1:11,09. Riadel e Regius poi dalle retrovie prova l'avanzata ancora a Ranger Griff dopo errore. Riadel e Regius entrano in lotta in dirittura d'arrivo. Cosimo Cangelosi allunga e prende una lunghezza di vantaggio da Regius, che insiste nella sua azione e si avvicina alla femmina di Cangelosi. Nel frattempo Ranger Griff ha superato tutti gli avversari e si porta in terza posizione. Regius attacca, avvicina a Riadel GV, la guanta a 20 metri dal palo e sul palo la batte di precisione. Al terzo posto Ranger Griff, mentre per il quarto terminano apparigliati Ramadaz e Rom d'Asolo. La macchina stacca e Talabarteria in un amen scende alla corda di galoppo sia l'uno di Tuono degli Ulivi che il 2 di Stasis GV. Dall'esterno Tuono di Venere scende in terza posizione, mentre in schiena a Talabarteria si sistema Trinacria Font. Di galoppo anche il numero 6 di Tira Bacionsi, quindi in quarta posizione si ritrova tra Talias. Più staccati gli altri, con Tullio Griff veramente molto indietro. 13,6 primi 200 metri, Talabarteria, Trinacria, Tuono di Venere, il terzetto che si trova in avanti, 29 primi 400 metri, tre lunghezze di vantaggio di Talabarteria nei confronti di Trinacria Font. Ad altrettante lunghezze segue in terza posizione Tuono di Venere. Aumenta il vantaggio di Talabarteria, Natale Cintura spinge sull'acceleratore, 44 primi 600 metri. Quindi Trinacria Font in seconda posizione a precedere il Tuono di Venere. In quarta il numero 5 di Tatalias, ma molto più staccato. E via via tutti gli altri sgranati. Un minuto secco per la metà gara di Talabarteria, che prosegue in netto vantaggio su Trinacria Font e Tuono di Venere, che accorciano le distanze. Il terzetto dei cavalli più attesi si trovano alle prime tre posizioni. Il chilometro viene passato da Talabarteria in 1:15,4. Natale Cintura è sempre al comando e aspetta evenienze. Dietro non succede nulla perché Trinacria Font e Tuono di Venere stanno ingaggiando l'uello solo per la piazza d'onore. Talabarteria prende tre lunghezze di vantaggio, imboccando la retta d'arrivo, lunghezze che diventano ancora più consistenti all'ingresso in retta, con Talabarteria che allunga facile al comando. La lotta è solo per le piazze tra Trinacria Font e Tuono di Venere. A solo di Talabarteria, la FIA di Love You della scuderia Giro Alfa mette il suo sigillo nel centrale di stasera al Mediterraneo di Siracusa, e quindi la sua terza vittoria tripletta di Talabarteria con il tempo di 2:01. Trinacria Font per il secondo posto respinge ancora a Tuono di Venere. Per il quarto Tratalias precede Tesis GV. I cavalli sono pronti al lancio, prima fila perfettamente allineata,
esce bene dalla gabbia di partenza Nai BLV con all'esterno Point Break di galoppo Motor Ritz. Point Break Nai BLV filtra all'interno il numero 9 di Out Out GSM che buca Nai BLV. In terza ruota resta Point Break. I primi 200 metri percorsi in 12.4 con un terzetto al comando Out Out Nai BLV e Point Break che all'inizio della curva passa davanti dopo una frazione in 12.4 e i primi 400 metri in 25.9, spesa notevole per la femmina di cintura. Out Out segue in seconda posizione a precedere Nai BLV che si sistema terzo davanti al numero 1 di Natalia OM. I primi 600 metri saranno anche questi solleciti, 40 e mezzo, anche mi sembrano fin troppo solleciti. Comunque, Point Break, Out Out, Nai BLV, Natalia M, una lunga fila indiana, con capeggiata da Point Break, con Natale Cintura, con una lunghezza di vantaggio di margine su Out Out GSM, 800 metri iniziali, 56.8. In terza posizione segue sempre Nai BLV. Perde qualche battuta Natalia OM che perde contatto dalla terza posizione. Primo chilometro di Point Break percorso in 1, 11 e 3. Aumentano le lunghezze di vantaggio di Point Break dagli avversari. Out Out GSM sembra in leggera crisi e viene avvicinato da Nai BLV. Quindi ancora Natalia OM e Otilia che si avvicina dalle posizioni di retroguardia. Point Break entra in retta d'arrivo con tre lunghezze di vantaggio sugli avversari. Out Out ha respinto Nai BLV e a centropista avanza Otilia che si fa minacciosa e agguanta il numero 9 di Out Out GSM. Point Break sembra in leggera crisi. Otilia si lancia al suo inseguimento, l'avvicina gradatamente e a 100 metri dal palo l'agguanta per passarla nettamente e involarsi verso il traguardo. Otilia, Lorenzo La Rosa, 1.57.4. Point Break al secondo posto davanti a Out GSM al terzo. Vittoria di Otilia, 1.57.4. Di galoppo al via Nictea BLV. Dall'esterno Impress B prova a scavalcare Panther Deni e Poseidon R più veloci di Orca Calf. Di galoppo Poseidon R. Così scende alla corda Impress B davanti a Panther Deni. Quindi Orca Calf in terza posizione a precedere l'11 di Pegaso Bypass, il 14 di Lavinum e via via tutti gli altri. Gruppo chiuso dal 15 di Peghi di Azzurra e dal 13 di Portucervo. 13.2 i primi 200 metri e Orca Calf sfila su Pimpress B. All'esterno Lavinium, quindi l'uno di Panther Deni, 27.6 i primi 400 metri. Va di lena Orca Calf al comando. Lavinium si porta al suo esterno e inizia la sua progressione. Orca Calf respinge per il momento Lavinium, 42.7 i primi 600 metri. I due si staccano da Impress B e da Nosse G che prende la via dal largo. 42.7 e 600 metri iniziali, Lavinium continua a premere su Orca Calf, quindi Nosse G e Impress B. Via via tutti gli altri con la progressione di Peter Fornis. Lavinium mette sotto pressione Orca Calf con 58 scarsi 800 metri. Peter Fornis avanza in terza ruota scavalcando Nosse G e si porta direttamente a contatto con Lavinium. Al suo inseguimento avanza in quarta ruota il numero 8 di Naiera e il numero 16 di Pantic Slide GSM. Passa Peter Fornis in testa all'ingresso in dirittura d'arrivo. Pantic Slide si porta al suo inseguimento con a largo il 15 di Peghi di Azzurra, quindi l'11 di Pegaso Bypass. Peter Fornis accusa un attimo a pochi metri dal traguardo ed è preda di Peghi di Azzurra. Peter Fornis e Peghi di Azzurra, passa Peghi di Azzurra netto a pochi metri dal traguardo e si invola verso la tripletta di Natale Cintura, quindi al secondo posto Peter Fornis e il terzo il numero 11 di Pegaso Bypass. Vedremo se ci fanno vedere il replay, la quarta e la quinta posizione, c'erano diversi cavalli che sono finiti in gruppo.
1,84 la quota di Sarah Vaughan in chiusura di gioco. Allo stacco della macchina, la più veloce è Servo Le Lung, che scavalca Somolison RG, quindi a largo Saskachuk, Sabresa SF, di galoppo Somolison RG. Resta così al comando Servo Le Lung, seguito da Saskachuk GSM, quindi Sabresa SF a precedere il numero 2 di Stuart Blonde. Stuart Blonde punta in avanti. Servo Le Lung intanto ha preso due lunghezze di vantaggio dal numero 5 Saskachuk. Stuart Blonde sempre all'esterno, a precedere Sabresa SF, quindi gli altri. Primi 400 metri in 28.2. Servo Le Lung è avvicinato dal numero 2 di Stuart Blonde, a ridosso sempre Saskachuk. A seguire il 6 di Sabresa SF, che precede il numero 1 di Sarah Vaughan. Stuart Blonde cerca di sistemarsi secondo in corda, ma Saskachuk gli rientra. Davanti Servo Le Lung, adesso è sotto la minaccia di Sabresa SF e Sarah Vaughan, che si lancia in terza ruota, 58.8 e la metà gara. Sembra in difficoltà Servo Le Lung sotto gli attacchi di Sabresa e Sarah Vaughan, ma i tre interzigli affrontano la curva finale, 1.14.1 il chilometro. Perde qualche battuta Sarah Vaughan, Servo Le Lung si riprende lungo la corda, nella sua scia sempre Saskachuk. Persevera ancora al largo Sabresa SF e Sarah Vaughan è sempre in terza ruota. Entrando addirittura d'arrivo, prova l'allungo Servo Le Lung, Saskachuk non riesce a trovare l'area per correre. Quindi il numero 6 di Sabresa e Sarah Vaughan a centropista. Lungo la corda Servo Le Lung cerca la difesa da Saskachuk, che finalmente trova da correre. Quindi Sabresa in leve calo e a centropista Sarah Vaughan. 4 cavalli in linea. Sabresa un leggero calo. Sprinta Saskachuk all'interno con Sarah Vaughan protesa a centropista, ma è ancora Saskachuk davanti a Sarah Vaughan e Sabresa SF. Arrivo veramente a frustrazzate tra i tre cavalli, finiti tutti vicini.